Torniamo a parlare del rinvio di Cyberpunk 2077. Un rinvio doloroso, un rinvio fastidioso, un rinvio che ha fatto scapocciare parecchie persone, al punto da addirittura portare a delle minacce senza senso nei confronti del team di sviluppo, come se poi fosse una scelta degli sviluppatori e non di chi gestisce l'azienda. Insomma, ragazzi, la situazione sta sfuggendo un po' di mano e io vorrei iniziare proprio parlando di questo momento di caos e di perdita totale di lucidità, perché è surreale che si arrivi a minacciare fisicamente un gruppo di sviluppatori per aver rimandato di 21 giorni un videogioco. Per quanto voi sapete bene quanto io abbia a cuore il mondo dei videogiochi e quanto per me siano una delle parti più importanti della mia vita, perché comunque fanno parte di me come uomo a livello lavorativo, personale, eccetera. Però parliamo pur sempre di videogiochi e farei lo stesso discorso se si parlasse di film, se si parlasse di serie TV, di libri. Si parla comunque di oggetti, ok? E non si può minacciare qualcuno per una roba del genere, ecco. La trovo veramente. Qui invito veramente la collettività e quei pochi che mi seguono, insomma, alla riflessione nel mio piccolo perché cioè, nel momento in cui si arriva a questi picchi di follia, bisognerebbe veramente fermarsi un attimino tutti quanti, guardarci negli occhi e dire: ma non è forse il caso di rivedere un po' le prospettive, di rivedere un po' il nostro modo di affrontare la vita? Ecco, mi ha veramente disturbato come situazione, perché so bene poi quanto sia l'impegno che c'è dato a certi prodotti e di conseguenza mi dispiace. Comunque, al di là di queste riflessioni, che credo fossero assolutamente doverose al netto di quelle che possono essere poi le giustificazioni, perché intendiamoci, questo lo metto una, faccio un'altra premessa. Cyberpunk è stato gestito malissimo. CD Projekt si è mossa malissimo in questi ultimi mesi. Ha veramente peccato di scarsa lungimiranza, peccato di scarsa lucidità, gestendo il lancio di un prodotto così atteso, così delicato, in maniera troppo superficiale. Perché un prodotto non può essere rimandato così tante volte, specialmente dopo che qualche settimana fa erano state date addirittura conferme assolute sulla credibilità di quella nuova data che fu data, ok? E quindi, insomma, l'hanno gestita male. Ed è fuori dubbio, ed è fuori dubbio. Però, ripeto, tutto deve essere un po' ridimensionato per quello che effettivamente è. Ad ogni modo, fatte queste due doverose premesse, cos'è successo? Stanno venendo fuori informazioni più dettagliate, cioè il perché, il per come, il per quando di questo rinvio, per spiegare in qualche modo ciò che sta accadendo. E sembrerebbe, come avrete letto dal titolo del video, che la colpa sia di PS4 e Xbox One, ma non in senso assoluto, ma in realtà il problema, a quanto pare, sarebbe legato alla necessità di CD Projekt di adattare il prodotto a console non così performanti. Cioè, il discorso è questo: Cyberpunk è un progetto, sì, cross-generazionale, ma dal sapore next gen, dall'anima next gen, è un prodotto che appunto avrà la sua massima incarnazione su PC, da lì la partnership con Nvidia per dargli il proprio massimo risalto attraverso ray tracing e tecnologie simili. Insomma, è qualcosa che avrà veramente le proporzioni e la parvenza di un prodotto di nuova generazione. Quindi l'errore vero probabilmente di CD Projekt qual è stato? Quello di voler adattare un progetto così maestoso a delle console non così sufficienti, non così valide per poterlo ospitare. PS4 e Xbox One. Insomma, il problema sarebbe quello di avere un progetto che non risalta in maniera così particolare sulle console di current gen. Di conseguenza, la compagnia sta cercando in tutti i modi di ottimizzare l'ottimizzabile per evitare che sia necessario proporre continue patch dopo il lancio. Allora, qui ci sarebbero da fare diversi discorsi. Uno, magari non lo sai prima, non lo vedi man mano che sta andando avanti lo sviluppo, che c'è un dislivello qualitativo abbastanza notevole fra le due versioni? Cioè, devi arrivare a ridosso dell'ultima data comunicata per accorgerti che non puoi proporre sul mercato un progetto così, in quel modo, su console vecchie? Non lo so, credo che fosse prevedibile, che fosse gestibile e che magari chi stava sopra ha preteso un po' troppo da chi stava sotto. E a un certo punto ha dovuto gettare le armi e dire: ok, c'avete ragione, serve più tempo. Io me la immagino un po' così, onestamente. Però, al di là di questo, ma è così importante in questa fase, questa ossessiva ottimizzazione in un contesto generale in cui le produzioni
tutte o quasi hanno quasi sempre bisogno di patch, aggiornamenti, dei one patch. Cioè, ci saremmo così realmente scandalizzati nell'aver fra le mani un prodotto non così ottimizzato su current gen, ma ben costruito su next gen? Io onestamente non penso, cioè ormai siamo arrivati tutti talmente con una voglia folle di mettere le mani su sto prodotto che penso che in tanti se ne sarebbero fregati. È ovvio che ormai, rinvio dopo rinvio, la lente di ingrandimento sul progetto si è fatta sempre più grande, quindi adesso le aspettative sono alle stelle e anche le pretese, se vogliamo, dei consumatori sono abbastanza cresciute rispetto a magari qualche mese fa. Però c'è da dire che, insomma, non so se CD Projekt stia entrando in una sorta di circolo vizioso di angoscia per cui non va mai bene, ok? E abbiamo paura di lanciarlo adesso perché manca sta cosa, abbiamo paura di lanciarlo adesso. Cioè, nella mia vita credo che questa sia la prima volta, la prima, a mia memoria, poi magari qualcuno mi correggerà, ma ripeto, per quello che ricordo in questo momento non credo sia mai successo che un prodotto andato in gold sia stato rimandato dopo essere entrato in fase gold. Cioè la fase gold, per chi non lo sapesse, è essenzialmente quella fase in cui il progetto è finito e si manda in stampa, cioè si iniziano a fare i dischi, ok? Quando è così è perché tutta la catena produttiva ha determinato che non c'è più niente da fare. Allora io mi chiedo, chi è che ha dato l'ok perché il prodotto andasse in gold se poi effettivamente non era ancora pronto? È una riflessione doverosa che deve far riflettere non tanto sul lavoro degli sviluppatori, ma sulla catena produttiva del progetto. Cioè, andare a minacciare lo sviluppatore X o Y su Twitter è una manifestazione di idiozia, perché non è neanche lui il bersaglio reale a cui andrebbero indirizzate le proprie lamentele. Ecco perché ho fatto quella premessa iniziale. Cioè non è lo sviluppatore, non è il graphic designer o il concept artist che decide di rimandare un prodotto. Per cui a cosa serve minacciare l'ultima ruota del carro? Che poi l'ultima ruota del carro non è, ma il concetto penso si sia compreso in pieno. Cioè chi decide è in alto, chi determina certi ritmi è in alto. Non è responsabilità dello sviluppatore, lo sviluppatore è un'arma in mano a qualcun altro. E sarebbe opportuno che le persone lo comprendessero questo. Spesso e volentieri gli sviluppatori vengono anche sottoposti a ritmi folli di lavoro. Sul discorso crunching io ho una mia visione delle cose che credo sia un pochino in contrasto con quella di tutto il resto del mondo, ma va bene uguale, ma io perché sono tipo uno di quelli che è abituato a concepire il lavoro come la prima cosa in assoluto, poi tutto il resto, per cui se, insomma, io sono uno di quelli, tanti mi conoscono, che se c'è da dormire 3 ore per 6 mesi, io dormo 3 ore per 6 mesi e non mi faccio tutti questi problemi, per cui io credo che sia un discorso scollegato e da scollegare da tutte quelle che sono le questioni del crunching. Però il problema è sempre e comunque legato a chi le gestisce, a chi prende le decisioni, non a chi il gioco lo fa poi concretamente. Perché il gioco, quando esce, se va bene o non va bene, non lo decide lo sviluppatore, ma chi lo sviluppatore lo va a pagare ogni mese. E questo è importante che si sappia, è importante che si comprenda, anche per capire bene o male come si svolge lo sviluppo di un videogioco in senso generale. Perché se non si hanno chiari i ruoli è anche difficile poi capire di chi possono essere le colpe, eccetera, eccetera. Ad ogni modo, io continuo a essere convintissimo che il prodotto verrà fuori bene. Continuo a essere convinto che non ci sia niente di particolare, continuo a essere convinto che l'ennesimo rinvio sia figlio della paura di CD Projekt e non di effettivi problemi, perché concretamente, per quella che è la mia conoscenza del settore dopo 15 anni che ci sto dentro, vi posso assicurare che in 20 giorni non si fanno miracoli, ok? Semplicemente questi 20 giorni serviranno a sviluppare una patch correttiva di un certo livello in grado di essere inserita già nelle versioni digitali e quindi di far apparire i prodotti al lancio più pregevoli, più ottimizzati di quanto non siano magari in questa fase specifica in cui devono ancora metterci sopra le mani. Ecco perché 21 giorni sono importanti, perché in 21 giorni faranno ulteriori lavori di ottimizzazione. Certo, questo mi porta a credere che forse a noi creator lo daranno il giorno del lancio, ecco, per cui aspettatevi magari un coverage in ritardo da parte di tutti quanti, perché secondo me non ci sono grosse speranze di vederlo prima. Ad ogni modo,
vi terrò aggiornati anche su questo aspetto. Ovviamente saremo molto attenti a quello che sarà il prodotto. Cercherò in tutti i modi di poterlo visionare e provare su tutte le piattaforme possibili e immaginabili, così da proporvi anche delle comparazioni, delle analisi su ogni versione. Insomma, tutto quello che volete, segnalatemelo nei commenti e mi organizzerò per accontentarvi. Per cui, ragazzi miei, io per adesso vi saluto. Grazie come sempre e noi ci vediamo alla prossima.